Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio mostrare come ho ricreato queste onde molto ampie e molto aperte che secondo me sono perfette per l'estate. Per quanto riguarda il ferro che ho utilizzato, è questo qui della Remington che appunto vedete nel video, ha un diametro molto ampio e io lo trovo sia perfetto per chi ha i capelli lunghi come i miei se si vuole ricreare lo stesso identico look con questi boccoli molto aperti. Comunque, tornando al tutorial, la prima cosa che faccio quando utilizzo una piastra o un ferro a riccia capelli è quella di curarli attraverso l'utilizzo di un olio oppure uno spray protettivo. Questo, nello specifico, è un olio ai semi di lino che mi avete visto sicuramente utilizzare in altri video e di cui vi lascerò comunque tutte le informazioni nel box. Dopo averlo applicato aspetto 2-3 minuti per farlo assorbire bene e poi comincio con l'arricciare i miei capelli. Di solito la tecnica che utilizzo, se così si può dire, è quella di arricciare i miei capelli lontano dal mio viso, ossia verso l'esterno e non verso l'interno. Mantengo i miei capelli sul ferro per circa 10, massimo 15 secondi, dopodiché li faccio raffreddare sul palmo della mia mano andando a ricreare il riccio e questa tecnica aiuta a mantenere la piega per il massimo tempo possibile, di solito a me dura fino al prossimo shampoo. Continuo in questo modo per il resto dei miei capelli. Comunque ci tenevo a sottolineare che per quanto riguarda il riccio capelli della Remington che utilizzo in questo video, questo non è un video sponsorizzato, per questo tutto ciò che dico è un mio parere al 100% onesto e sicuramente non ve l'avrei consigliata se per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo non l'avessi considerata comunque molto buona. Mi pare di ricordare che infatti il prezzo si aggira intorno ai 20 euro. Comunque, se vi fa piacere, scrivetemi nei commenti se la conoscevate, se avete intenzione di provarla, oppure se preferite magari la piastra o la riccia capelli. Comunque, questo è il risultato finale, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì e non l'avete ancora fatto, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e noi come sempre ci vediamo alla prossima!